Amici, esattamente oggi, lunedì 1 febbraio, è uscita la nuova stagione, la numero 20, di Clash Royale, ovvero Il Palazzo Proibito. Perciò andremo a provarla, facciamo un po' la nuova sfida che sembra alquanto interessante. Nel dubbio, se anche voi giocate a Clash Royale, fatemi sapere in che arena siete e soprattutto se questa stagione vi sta interessando. Detto questo, iniziamo. Ho riscaricato ultimamente Clash e c'ho un botto di roba da riscuotere. Magari sto baule epico ci dà delle gioie. La mongolfiera buona, che tra l'altro uso nel mio mazzo. Dopo ve lo faccio vedere, però non so se... 500 carte, così di botto senza senso. Ah, quelli ce l'ho al massimo. Potremmo prendere 2500 di oro, però ce ne andiamo sulle guardie. Belli sti premi e bella sta leggendaria. Gioco non mi deludere. Mi servirebbe una tronco. Nope. Ok. Non mi serviva, 12 su 10, no, non mi serviva. Buono comunque, guarda quanti stonks che stiamo facendo. Di pochino, dai, quel coso leggendario. Vabbè, comunque, apriamo anche sto baule così per completismo. E volevo fare non le partite col mazzo, uso questo, non lo cambio da una vita, bensì le sfide col mega mazzo, che sono andato a creare prima di iniziare la registrazione. Non ho mai fatto una sfida del genere, o almeno non negli ultimi 2 anni. Perciò vediamo cosa succede. Carina la nuova mappa, se non sbaglio dovrebbe essere questa la nuova mappa. E vediamo se mi ricordo come si fa. Quindi mettiamo la scintilla, il nostro tank. Ok, molto male, molto male. Quel domatore, ok, è stato disintegrato. Il nostro tank potrebbe essere un bel principe con dietro la sua scintilla. Se magari lo shot... Nope. Allora, lanciamo una tronco di là, un po' in senso... Tirai quella sberla. Sì, quella sberla, bro. Madò, quanto è forte la scintilla, raga. Non ne avete idea. Ok, quella tornado credo che non serva assolutamente a niente. Come non serviranno a niente sprecare l'elisir per i porcelli. Bello sto colpicino. Grande scintilla e bella sto coso buttato a caso. Ok, quindi abbiamo capito che sto tizio è una pippa. Quindi magari se li disintegriamo tutti, grazie. Mamma mia, quanto è forte il boia, raga. Mi ricordo quando era uscito il boia, era fuori di testa. Non sapendo né leggere e né scrivere, gli metto un bel draghetto che male non fa. E anche una scarica magari prima che colpi... Ho sbagliato. Quindi, draghetto in... Ah, eccolo qua il tank. Abbiamo il pecca, il peccone. Lanciamo le frecce? Sì, dai. Almeno uccidiamo sia la principessa che... Attenzione, questo pecca matto potrebbe andare a shottare, assolutamente no. Il... domatore. Facciamo così di qua e voi direte: ma che mossa stupida è? Fidatevi, ho un piano. Ok, il piano non sta funzionando. Lascia fare che il piano. La hit gliel'abbiamo data. Eppure il cerbottaniere, che zitto zitto, nel suo disrespect, è fatta. Cosa mai potrebbe andare storto? Una tornado più il boia. Allora, quindi mettiamo una tronco. Lanciamo anche noi il boia, che prima ci ha colpiti malamente, ci ha mandato in fumo i piani. Quindi F per noi. E direi di partire alla carica di una prepotenza che non sta né in cielo e ne indovinate un po', neanche in terra. Magari se tiri un colpo o due così è senza impegno. Grazie mille. Tesla per noi. Questo per noi. Non faccio l'errore di prima sto giro, lo fermiamo. Però vedo che i danni sono alquanto ingenti. Perfetto. E abbiamo... Ti prego, frecce un po' sprecate in realtà. Allora, sapete qual è stato l'errore? Abbiamo fatto danni su 2 torri diverse. Siamo pari in realtà, Siamo solo a meno 2. Abbiamo perso la rip. A meno che quel principe... Ma dai, una sfida all'ultimo sangue. Se non me da, abbiamo perso. È finita. Dai. Cacchio, la prima... è andata. Allora, non abbiamo giocato male, però forse ho fatto l'errore di mettere la scintilla sulla sinistra. Ma un piano cheat. Vabbè, ne facciamo un'altra. Chi mal comincia... No, non chi mal comincia, continua ancora peggio. Volevo fare un detto carino, ma ho assolutamente sbagliato. Va bene, proviamo a fare un'altra, dai. Non male come mazzo. Devo capire come giocare con 16 carte. O quante sono, anche di più volendo. Quindi io metterei un cerbottaniere di esperienza, ma neanche troppa. E poi un cucciol di drago, dopo aver sprecato 1 miliardo di elisir, non mi ero accorto. Magari non mi muore il cerbottaniere. E infatti la Tesla, e infatti il mini pecca. Cosa c'è dietro? Ah, c'è il coso. No, il coso di là. No, come si chiama? Il tizio di Elisir. Dannazione. Quindi abbiamo messo quello. Facciamo partire da dietro il coso. Dovrei mettere un tank in più in realtà. Sì, assolutamente sì. Quindi magari dopo mettiamo il gigante royale. E il boia, zitto zitto, va a colpire la macchina volante. O come si chiama? Ti prego non morirmi, arciere. Ti prego, confido in te. Ok, sto confidando un po' troppo in te. Arciere, ti prego. Oh, sembra che stia... È sopravvissuto! E il pecca ha tirato una sberla, magari due. Quando mai? Vabbè, e allora tronco sia. Per far morire quel tizio e anche le frecce. Cosa credevi? Che non eravamo preparati?
Quindi bella sta sberlina e ripartiamo, ripartiamo, dai, principe. Yes. Quindi la torre, ciao ciao proprio. E niente, ripartiamo da dietro. Non so se puntare alle tre stelle, ma in realtà non ci interessa. Oppure andare sulla classica seconda torre sulla sinistra. Cosa fare? Per ora mettiamo un mini pekka qui. Infatti, immaginavo. Ce la faremo a difendere lì? La vedo dura? Sì, dai, ce l'abbiamo circa fatta. Quindi, spacchiamo qualcosa che mi serve urgentemente dell'Elixir. Thank you. La torre ce l'ha praticamente fatta. È stato un piacere. E 30 secondi rimasti. Allora, lui ci attacca sulla destra. Quindi noi ripartiamo sulla sinistra e gli lascia la torre. Sì, vai, la torre è tua. Divertiti. Sì, vai, certo. Guarda, ti metto gli sgherri solo per non farmi disintegrare la principale, perché questo qui ce la disintegra. Però, come vedete, il tatticozzo, zitti, ha funzionato e gli abbiamo disintegrato la seconda torre. Sacrificane una per portarti a casa l'altra. È una buona tattica. E infatti, 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo e finito. Incontro terminato. Buono, dai. La prima l'abbiamo persa, la seconda l'abbiamo vinta. Non male. Non so quante partite fare, in realtà. Non so neanche i premi che dà. Sono carte casuali, vediamo. 100 carte, sì, casuali. Spirito elettrico, non l'ho mai usato. Assolutamente mai usato. Vediamo il clan cosa richiede. Vai. Palle di neve, via proprio, cioè non voglio vedervi. Allora, cerchiamo di prenderci ancora quelle 100 comuni. Sarebbe bello prendere le due leggendarie di fila. 12 vittorie. Non lo so se ce la facciamo adesso. Nel dubbio, ci proviamo. Allora, signor Shorty del clan Bomber. Va bene, lo rispetto, ma non lo condivido. Vediamo la sua prima mossa. Oh shit, è proprio lui, è proprio il golem. Madò, mi cargherà a bestia con quel golem. Potremmo difendere o potremmo attaccare a schifo sulla sinistra, ma a sto punto mi sa che difendiamo. No, c'è il coso di Elixir, infamone. Infamone totale. Mi servirebbe una tronco, così, di botto, niente, me la dai, gioco, va bene, gioco, va bene, non darmi la tronco. Perfetto, quel colpo matto lì mi è gustato. Tirano un altro magari, perfetto. E no, il drago elettrico. Oh, una carta non doveva avere il drago elettrico, ed è proprio lui. Così mi blocca la scintilla. Sì, però per ora, sì, l'ha bloccata decisamente. Dai, questo qua c'è il mazzo aereo. Non ci credo, sei uno schifoso. E sta pure guadagnando vita, cioè Elixir col coso. Vabbè, quindi mettiamo questo, mettiamo anche la Drongo, che magari riesce a combinare qualcosa di utile nella sua vita. Parrebbe di sì, e parrebbe che questo qua, a parte che c'ha tutte le carte maxate leggendarie, se lo faccia dire, lei è uno schifoso. Ma a parte ciò, dovremmo riuscire a fare qualcosa di buono? Quel vantaggio matto. Ha preso quel vantaggio matto col coso di Elixir, che sinceramente non me l'aspettavo. Oh, mini pecca, non mi delude. Eccolo lì il golem. 60 secondi appena. Rip. È andata? Se ci mette il draghetto quello lì matto, è la fine. Però, principe? Oh, zitto, fammela una carica. Bravo, principe. Bella sta ripartenza. Spacca quel draghetto, spacca quella torre, bellisti... Oh, recuperone, raga, zitti. No, allora, facciamo così, lanciamo sia la tronco che, se per sbaglio, dovessero arrivare anche le frecce. Per ora non le vedo, sto spammando carte... Eccolo lì, ed è proprio lui, è l'arciere matto. Dai, mini pack, grande, enorme peccone, gigante, supremo. Cerca di fare il tuo lavoro e sì, l'hai fatto bene, sei stato bravo. Quindi mettiamo qui, difendiamo o ripartiamo? Io ripartirei, però la difesa... Allora, per ora gli mettiamo un pecca lì, tac, bella sta sberla. E dobbiamo ripartire sulla sinistra, sì, per sulla destra, pardon. Perché altrimenti... Bello che ha sprecato quegli 8 per il drago. Buono, me gusta, dagli di principe. Oh, ripartenza totale, eh. O tutto o niente, raga. Belli sti 800. Dagli un altro colpo. Non ci credo. Però il principe, ed è proprio lui. La mega win. Yes. Ma yes. Unexpected. E dammi altre 100 carte. Vedete, siamo partiti malissimo. Però queste 100 carte, spirito elettrico, ancora, niente, solo lo spirito elettrico ci dà il gioco. Queste 100 carte, molto bene, quindi il mazzo mi fa capire che gira bene. Mazzo che vince non si cambia e non saremo noi a spezzare questo proverbio incredibile. Perciò, dai, c'è il bottaniere, botto, fagli dei danni e va bene così. Zuc, guarda quanti danni, guardalo lì, bello sto vantaggino. Lui ci ha messo il coso lì che non mi ricordo il nome. Noi gli mettiamo la Tesla, che è fortissima, raga. La Tesla credo sia... Belle quelle frecce.
credo sia una delle difese più forti e versatili della storia. Delle difese forti e versatili. Allora, facciamo così, facciamo... niente, questo c'è il mazzo aereo. Che sia la fine? Che sia proprio questa la fine? Può darsi in realtà. Uccidila, ti prego. Oh, la sberla ce l'ha tirata. La sberla ce... E io riparto col mini pecca, a caso. Quel peccone matto mi gusta, eh. Se magari uccidiamo il bombarolo, thank you. E il peccone! E il pecca... niente, non l'ha colpito. Però diciamo che ci sta per arare, mettiamola così. Quindi delle frecce non fanno schifo. Madò, quanto hanno risolto ste frecce. Madò, ste frecce. Non stiamo andando così male. Ma non stiamo neanche andando così bene in realtà. Perciò io metterei una Shondola. Quindi tuk 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 10 e si riparte. Per forza, questo qui ci caccerà la mongolfiera. Noi gli cacciamo il draghetto. Lui ci caccia questo. No, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo di nuovo. Allora, abbiamo 300 sulla torre. All'occhio siamo fottuti. Ma col... sì, siamo fottuti. Cioè, volevo usare un eufemismo per dire che magari la rimontiamo, ma no, non la rimonteremo, dato che basta una mongolfiera che ha appena buttato letteralmente adesso per farci andare giù, quindi difesa totale... no, la veleno più l'esplosione perdiamo. Ci sta la sconfitta. Mi ha fatto male al cuore. Diciamo che era un occhio generale alla nuova season. Thank you a tutti per essere passati. Ci siamo beccati 3 sconfitte. Il torneo è finito, andate in pace. Vi ringrazio per la visione. Vi do appuntamento domani, al solito ora, ovvero alle 19, con un nuovo video. Ciao!